Hello, bentornati e benvenuti sul mio canale, amici, e bentornati nella rubrica I padiglioni della Biennale, dove analizziamo e visitiamo virtualmente tutti i padiglioni presenti ai giardini della Biennale di Venezia. Rubrica che oggi giunge ufficialmente al termine, è l'ultima puntata, perché già in realtà con lo scorso episodio abbiamo finito tutti i padiglioni nazionali. Ho voluto però regalarvi questo piccolo episodio bonus perché c'è un ultimissimo ambiente che, pur non essendo un padiglione vero e proprio, merita, secondo me, decisamente un po' di attenzione. Sto parlando della bizzarra e meravigliosa caffetteria che si trova all'interno del padiglione centrale. Ma prima di iniziare devo ricordarvi che qui sotto c'è un pulsantino rosso, cliccateci su per iscrivervi al mio canale e non dimenticate di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati sull'uscita di tutti i video futuri. Seguitemi anche su Instagram, Facebook e sul sito Viola, dove potremo interagire e scambiarci opinioni in tempo reale. Dai, seguitemi su, grazie. Più o meno nel 2008 i giardini della Biennale erano in pienissima attività, ma essendo un luogo in cui necessariamente per visitare la mostra bisognava starci diverse ore della giornata, capite bene che iniziò a sorgere la necessità di un punto di ristoro in cui, insomma, si potesse sostare, stare per un po'. Una caffetteria in cui riposarsi un attimo le gambe, bere qualcosa di fresco in estate e magari darsi appuntamento per visitare la mostra insieme ad un amico o ad un appuntamento, non lo so, ognuno usa la biennale per fare, insomma, il fico in modi strani e diversi. Vabbè, comunque, erano molti anni che la vera caffetteria dei giardini della Biennale, il Caffè Paradiso, era chiusa. In realtà, quando vivevo a Venezia, io ho frequentato spesso il Caffè Paradiso, il Bar Paradiso, perché dovete sapere che in attesa di un restauro definitivo veniva spesso affittato da organizzazioni private per fare feste ed eventi, sì, legati alla Biennale, ma anche a volte semplicemente legati alla movida serale veneziana. In pratica, amici, ci si andava a ballare, ecco, a bei tempi quando si poteva fare movida. Però dovete sapere che al di fuori di queste giornate e durante le ore del giorno, in ogni caso, il caffè rimaneva inaccessibile. Comunque, se ne fa uno nuovo. Il posto c'era già ed era un locale situato nel padiglione centrale con annesso terrazzino. Fu così che il curatore della Biennale d'Arte del 2009, Daniel Birnbaum, decise di affidare l'allestimento del caffè non ad un architetto, bensì ad un artista, esortandolo anche a rispettare il tema della Biennale di quell'anno, che era Fare Mondi, e facendolo così di fatto partecipare all'esposizione. Birnbaum pensò di invitare l'artista tedesco Tobias Rehberger, il quale accettò di buon grado la sfida, dato che in quel momento della sua carriera la sua ricerca lo stava spingendo proprio a creare un dialogo tra architettura, design e arte. Rehberger infatti stava esplorando il mondo del camouflage, del mimetico, amici, insomma, e di come questa tecnica, diciamo, decorativa modificasse la percezione degli oggetti all'occhio umano. In particolare si era concentrato su una tecnica di camouflage che si realizzava durante la Prima Guerra Mondiale, ma anche poi usata nella Seconda, chiamata Razzle Dazzle o Razzle Painting, che consisteva nel dipingere dei motivi optical ad alto contrasto e, diciamo, dei pezzi di pattern regolari grafici interrotti su navi e aerei da guerra, appunto, su mezzi da guerra. Questa tecnica fu elaborata all'epoca con l'aiuto di uno zoologo, John Graham Kerr, che, avendo studiato il manto delle zebre e la difficoltà che esso rappresenta visivamente per i predatori per mangiarsi la zebra, pensò che riportare questa cosa sui mezzi da guerra sarebbe stata la tecnica perfetta per, appunto, disorientare gli avversari. Infatti, l'obiettivo del Razzle Painting non era quello di far mimetizzare il mezzo nell'ambiente circostante, per farlo, diciamo, passare inosservato, perché, ragazzi, in cielo o in mare aperto è, diciamo, difficile riuscire a mimetizzare oggetti grandi come quelli. Perciò, diciamo che questa tecnica mira non al nascondere, ma a creare delle strane illusioni ottiche, degli scherzetti visivi che possano confondere la mira dei soldati avversari. Tecnica che in realtà, oh, si
si dimostrò abbastanza efficace, almeno così dice la cronaca. Naturalmente questi pattern, oltre ad essere funzionali in guerra, per chi la guerra non la faceva, erano oggetto di grande fascinazione, erano molto carini, molto, diciamo, bizzarri, perché creavano un effetto estraniante ma molto forte nell'impatto visivo. E infatti questa forza non passò inosservata, per esempio, agli amici vorticisti, che la adottarono come vero e proprio simbolo, manifesto della propria arte. E sì, amici, un giorno vi parlerò del vorticismo, perché è una delle mie correnti artistiche preferite di sempre e che purtroppo non riceve mai le dovute attenzioni. Secondo me se ne parla pochissimo, però merita, quindi ne parleremo. E con gli anni questa tecnica del razzle painting entrò di fatto nel mondo dell'arte, attraversando cubismo, astrattismo, la pop art e una miriade di altre tendenze, fino ad arrivare ai giorni nostri, tempo in cui spopola tantissimo nella moda, per esempio. E infatti Re Berger, prima di approdare all'architettura e al design, ha esplorato anche il mondo della moda. Ma torniamo al 2009, quando appunto Re Berger si dedicò a questa grande opera, che prese il titolo, e lo devo leggere perché so leggere il tedesco ma non lo ricordo, un attimo, Was du liebst bringt dich auch zum Weinen, che significa quello che ami ti porterà al vino. È bellissimo. Opera che tra l'altro quell'anno vinse il Leone d'Oro, pensate un po'. In effetti è un'opera di gran pregio, secondo me. Eh sì, il titolo è effettivamente bizzarro, ma rende chiara quella che è la ricerca più ampia di Re Berger, e non quella, diciamo, formale, data appunto da Razzle Dazzle, ma quella più profonda. Egli infatti si dedica a capire l'interazione umana legata ai luoghi, individuandone appunto le narrative. Che so, due amici che si incontrano e passano il tempo seduti insieme sul divano, però, che ne so, a fare due attività diverse. Ecco, roba del genere. Ed ecco quindi che il titolo assume un, diciamo, significato più chiaro adesso, e anche piuttosto didascalico, cioè l'incontro al bar con qualcuno con cui condividere un po' di vino. Ma ovviamente la parte interessante dell'opera rimane sempre comunque questa decorazione spintissima, che appunto, prendendo spunto dal razzle painting, serve volutamente a generare un ambiente confuso che catalizza l'attenzione, ma cui bordi e confini sono sfumati, amalgamando totalmente architettura e design, abbattendone una volta per tutte i confini, creando un luogo che l'artista stesso definirà mimetizzato in un certo senso, ma anche sottolineato. Fun fact: molti dei materiali utilizzati per la realizzazione di questa caffetteria sono fatti di plastiche e legni riciclati, e tutti i mobili del caffè sono stati prodotti su misura dall'azienda finlandese Artek. La caffetteria fu inaugurata ufficialmente il 22 novembre 2009, praticamente, diciamo, alla fine della biennale, perché sapete bene che la biennale va da maggio a novembre, e dunque, data la sua vita, che sarebbe stata troppo breve, ma al contempo l'entusiasmo e lo stupore stati nei visitatori che hanno avuto appunto l'occasione di andare all'inaugurazione del bar, la biennale decise di tenere questo allestimento in pianta stabile, rendendolo appunto il caffè permanente dei giardini della biennale. E questa, amici, fu cosa buona e giusta, perché è bellissimo. E a voi piace questo progetto? Io lo adoro, anche se onestamente non ve lo consiglio in hangover. Perciò andate a visitarlo, ma solo se la sera prima siete andati a letto presto e avete fatto i bravi, altrimenti il vomito è assicurato. Va bene, amici, anche questo episodio giunge al termine, e con esso questa serie in cui abbiamo visitato virtualmente tutti i padiglioni della Biennale di Venezia, dei giardini ovviamente. Naturalmente, se non avete seguito la serie, io vi consiglio di recuperarla, così alla prossima Biennale, speriamo che ci sia presto tra l'altro, oltre a godere delle opere in esposizione, potrete ammirare anche i bellissimi e talvolta molto illustri contenitori della mostra. Comunque, se il video vi è piaciuto, non dimenticate di lasciarmi un like e continuate a sostenere il mio lavoro iscrivendovi a questo canale, seguendomi sui miei social e dando un'occhiata ai consigli che vi ho lasciato nei link in descrizione. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!